Parteciperò giusto il tempo di esprimere alcune mie valutazioni e considerazioni sul lavoro che è stato fatto. Il lavoro che è stato fatto mi sembra un buon lavoro, è un lavoro di cui abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno non solo per mettere in campo buone pratiche di governo, ma ne abbiamo bisogno soprattutto per costruire intorno a questi temi e a questi argomenti una crescita culturale che registriamo positivamente in questi anni, ma che non è ancora sufficiente in quel secolo stesso. Noi proveniamo da un secolo, il Novecento, che non era poi così breve, come dicevo, Cosmano, secondo me era molto più lungo, insomma, iniziava dietro alla fine dell'Ottocento, da un secolo che aveva il tratto della modernità come elemento che dava certezza di crescita. Mi spiego meglio, insomma, noi abbiamo attraversato un secolo che ha vissuto anche dei momenti terribili. Ecco, nonostante questo il mondo andava avanti con fiducia, migliorava, le condizioni di vita miglioravano, soprattutto penso dal Nord Europa. Questo perché era un mondo che aveva nella modernità, nella crescita economica di tipo quantitativo, lo strumento e la chiave per crescere, per darci la certezza che comunque dopo saremmo stati meglio. Ed era tutto all'insegna del più, sino a quando a un certo punto ci siamo resi conto che questo modello non regge più. E noi oggi viviamo in un nuovo millennio che è completamente diverso da quello passato. Allora, la rivoluzione culturale che noi dobbiamo affermare è che dobbiamo passare dalla quantità alla qualità. Abbiamo bisogno di un rapporto con l'Africa. Allora lì si gioca, per esempio, una di quelle partite che è fondamentale. Io non so quanti di voi sanno che il transshipment che viene dai paesi orientali, il transshipment è quello delle grandi barche che porta i container, scaricano a Tangeri e a Porto Said sostanzialmente, ecco perché Cagliari è in crisi e proprio andrà in crisi anche Gioia Tauro, insomma, per essere chiari. E allora l'Africa corre il rischio di diventare, anziché, come dire, il continente che garantisce equilibrio, no? E può favorire questa sostenibilità futura, può diventare l'anello debole se non interveniamo, non sviluppiamo una politica di forte alleanza con quel mondo, perché altrimenti quel mondo verrà comprato davvero dai cinesi. Apriamoci, l'agenda 21 non è un'occasione per chiuderci, no? È un'occasione per aprirci, per collegarci con l'esterno, per capire cos'è gli altri fanno, cosa noi possiamo dare agli altri, cosa gli altri possono dare a noi. Ma sono sicuro che voi questo l'avete capito perfettamente molto prima di me, e io forse vi ho fatto perdere un po' troppo di tempo. Grazie.